Un record l'hai già tenuto, perché ritornare nella Final Four 14 anni dopo deve essere una specie di record europeo, quantomeno. Dopo 16 anni che più o meno gioco ad altissimo livello, più o meno non è una cosa male giocare due volte la Final Four della Champions. Sì, sono tornato con un'altra squadra, in un altro ambiente, però sempre con lo stesso obiettivo, raggiungere la finale, non solo la Final Four, ma anche la partita finale, come la vedo io, passo dopo passo. Domani il primo passo, poi dopo vediamo. Come ti vedi? Come vedi la tua squadra dopo le ultime 2 settimane? La squadra in difficoltà, la squadra che ovviamente dopo due partite perse contro la Perugia, come la vedono tutti, sta in difficoltà. Sì, non posso negarlo, siamo in difficoltà, ma soprattutto questo sarà secondo me, un momento ottimo da cambiare qualcosa, da ritrovare il ritmo che avevamo prima e soprattutto da dimostrare lo stesso livello di gioco come quello che abbiamo dimostrato contro Albank ad Ankara e riuscire almeno a portare la prima partita come la vittoria a favore nostro. Secondo te, tecnicamente, la partita con Trento dove si gioca? Tecnicamente, due grandi squadre come durante il campionato, una o due palle facevano la differenza. Sicuramente la squadra che, come ultimamente in generale nella pallavolo, la squadra che riesce a sfruttare meglio la battuta e la squadra che difende qualche pallone in più alla fine vince. Filippo Lanza, che partita sarà questo derby con Civitanova? Sicuramente la partita è importantissima, quindi una partita vincente, una partita giocata da entrambe le parti nel modo migliore possibile, che permetterà poi la finale di Champions. Ci arrivate tutte e due in una situazione un po' strana. Arrivate dopo un doppio KO nei playoff, semifinale playoff. Sì, infatti arriviamo con la stessa voglia di dimostrare che abbiamo capacità, siamo sotto nella serie 2-0, ma adesso abbiamo archiviato un po' quella pratica perché c'è questa da riaprire e sicuramente è di importanza unica, anche perché non è facile arrivare fino alle Final Four. Per te personalmente è un periodo in cui non hai giocato tantissimo dopo la Coppa Italia, quindi anche grande voglia di scaricare in campo. Sì, esatto, io ho tantissima voglia di giocare, sono stufo di star fuori a guardare, a soffrire i miei compagni o vincere, voglio dare il mio contributo e non vedo l'ora di farlo proprio domani in campo.